ancora è ciò che resta quando si è dimenticato tutto. E allora la mia cultura è quello che racconto, quelle cose che fanno sì che quando io sono di fronte a un certo tipo di fotografia scatto e sento il brivido, perché rappresenta l'incontro con quello che ho metabolizzato culturalmente nel cervello, cioè è il mio modo di pensare e di sentire che emerge con quello scatto. E di fronte a certe situazioni si prova veramente un brivido, perché tac, ho fermato un pensiero, ho fermato un'idea che non avrei pensato di fare se non mi ci fossi trovato di fronte. Culturale. Allora le bottiglie di plastica dell'acqua minerale rifiutate, buttate via, che schiacciandole, che danno delle forme diverse, ma così, schiacciandole come può fare uno che non è uno scultore, ma ti danno solo l'impressione di questa forma, mette assieme, ti danno la possibilità di esprimere un altro concetto, perché no? Ma senza voler fare né lo scultore né il corpo. Se poi vengono fusi in bronzo, ancora meglio, perché c'è il tempo. Orantes, li ho chiamati gli Orantes per definire la posizione di chi china la testa e si inginocchia davanti o al potere o alla religione, praticamente la posizione di sottomissione che noi, ognuno di noi pratica tutti i giorni quando fa l'inchino. Perché inchinarsi? Perché baciare la mano? Perché inginocchiarsi? Vuol dire io sono di fronte a te, sei più potente di me, più bravo, più alto, più grande, e io devo assumere questo atteggiamento che molto ricorre in molte religioni, questa posizione. Ecco, questo è allora è un tentativo di far riflettere sul perché si assumono certi atteggiamenti di massa o anche di... Fotografia è tutto, vita, è possibilità di comunicare con gli altri, di esprimersi, di offendere, di danneggiare, di esaltare, si può fare tutto con la fotografia. Siamo alla fine degli anni 40, primi anni 50, e c'era questo discorso di riappropriazione del proprio tessuto, della propria vita, uscendo da quello che era stato la situazione drammatica di una guerra brutta, bruttissima, fatta di bombardamenti, rastrellamenti e tante cose nefande. Per cui ho ricominciato a frequentare la mia città, a riappropriarmi della mia città. La casa di fronte, gli scalini del giardinetto, il bar sotto casa, sono le prime foto che sono nelle mie collezioni, sono proprio foto fatte a Porto Saragossa. Mia palestra fotografica è stata proprio Bologna. La fotografia rappresentava la possibilità di intervenire a tutto tondo nel modificare, nel documentare, ma modificando l'interpretazione di quello che ho di fronte, quindi intervenendo con il mio modo di pensare, con la mia abitudine a frequentare le persone che fotografavo. Non documentavo dall'esterno alla Cartier-Bresson, per esempio, l'attimo magico, si metteva in un angolo nascosto e scattava quando vedeva l'attimo, no? Io tentavo di vivere con le persone che avevo intenzione di fotografare.
proprio nell'ambito della mia frequentazione, della mia vita, del quotidiano, nascevano quelle rappresentazioni, documentazioni, interpretazioni del mio mondo. Non disegnavo poi impossessarmi di tutto quello che suscitava la mia curiosità, il mio modo di partecipare, di vedere, di criticare, di anche così ironicamente certe situazioni. Per esempio frequentavo i domenicani, i quali ero molto amico, e documentavo quello che era la loro vita che al di fuori dall'ufficialità era rappresentata proprio da questi momenti di svago e di appropriazione anche per loro di momento di libertà. I bambini che giocavano, è stato sempre un argomento per me di grande interesse, la libertà, la generosità, l'entusiasmo, la scioltezza del movimento dei bambini, il rapporto fra gli sguardi dei bambini, degli anziani fra gli anziani, cioè la differenza, che per me è una cosa determinante che mi ha seguito per molto tempo, il discorso dello sguardo. Tentavo anche di sperimentare un discorso per immagini, una serie di immagini che in successione potevano descrivere un argomento, che è stato una cosa che mi è intrigato fin dai primi tempi, che poi si è ingigantita nel tempo, si è ampliata, perfezionata, approfondita. Qui per esempio si tratta di bambini che giocano con la cerbottana, fanno una guerra, la ipotetica guerra, perché la guerra è sempre stata, purtroppo sarà sempre un argomento di gioco, di smitizzazione e di gioco, però non era per la ricerca della più bella fotografia, qui era proprio la sequenza che mi interessava in quanto tale per rappresentare meglio e dall'interno una situazione che stava avvenendo. Negli anni 50 cominciai a frequentare il circolo fotografico bolognese e mi attenni a quelli che erano i criteri dell'epoca dal punto di vista della produzione fotografica nata per la partecipazione a mostre nazionali e internazionali. Allora, in quel momento erano in vigore due scuole, la scuola di Cavalli dei toni alti, cioè la valorizzazione dell'estetico fine a se stesso, del sublime, il bianco che prevale con grandi sfondi e piccoli accenni solo descrittivi di carattere scuro, e la scuola di Monti con i toni bassi invece, la cosa greve, i neri intensi, e il sociale rilevato però in tono basso. E queste sono tutte situazioni più o meno legate a quel periodo storico, che poi è un periodo che durò non moltissimi anni perché si concluse con un distacco dalla fotografia amatoriale sempre più condizionata degli stilemi universali di forma espressiva, che mi portò a fare un'analisi sempre più personale e più approfondita al di fuori del discorso amatoriale. Nel 1956, con un paio di amici e con 15.000 lire a testa e non di più, decidemmo di fare un viaggio di un mese nel sud. L'intento era quello di frequentare questa gente, entrare nella conoscenza con loro, ma non far sentire la presenza di un fotografo che voleva cogliere delle immagini, ma entrare come una cosa accettata, non sentita, non subita, quindi senza la posa. Avveniva in quel momento all'esterno delle case, le porte erano tutte aperte e la gente aveva una frequentazione che era non chiusa, non interiore come oggi sbarrata con doppie porte, acciai eccetera, ma era una
una visione sociale, di partecipazione, di frequentazione sociale. Mi portò anche a tentare di intervenire sullo specifico fotografico, cioè lo sviluppo, la stampa, il contatto con la camera oscura, quindi in maniera molto povera, molto semplice. Allestii una specie di camera oscura dove ho fatto un breve corso in un circolo fotografico e cominciai a fare tutte le mie sperimentazioni, dalle quali poi sono nate sperimentazioni di carattere visivo e traduttivo della realtà e invece anche tutte le sperimentazioni di carattere informale, che erano poi quelle in parte nate dalla casualità di un pezzo di carta abbandonata che aveva preso luce, che dopo un giorno cominciava a cambiare colore, dare dei rossi, dei gialli, aveva un foglio di carta in bianco e nero. Fu la cosa che mi stupì molto quella e che mi indusse a intensificare le ricerche, le sperimentazioni che mi portavano poi alla nascita delle ossidazioni. Queste sono due lastrine dell'epoca. Bagnandomi le labbra nello sviluppo fotografico e appoggiandole su questa lastrina che aveva preso luce, ottenni l'impronta delle mie labbra e del mio mento. Qui il tentativo era quello di avvicinare, lavorando sullo specifico fotografico, cioè sulla carta fotografica, sviluppo, fissaggio, luce e calore, di ottenere dei cromatismi, e i cromatismi sono dati dal tempo maggiore o minore di esposizione al sole e al caldo. Prevalentemente specifica nel campo della fotografia. Negavo pure di quello che poteva entrare all'interno del fotografabile, del trasformabile, legato alla casualità, ma man mano cercando, se la cosa mi interessava, di controllare la casualità per tentare di farla confluire in un discorso mentale, in un fatto linguistico. Sperimentazioni successive, e però avvenute in tempi brevissimi, quasi contemporanee, sono passato al pirogramma, cioè mi prendeva il fatto di verificare cosa succedeva bruciando dei pezzi di pellicola e trasformando questa bruciatura in fotografia. Quindi usavo, prime volte usavo un fiammifero, bruciavo un pezzetto di pellicola trasparente e poi la stampavo, i segni neri della bruciatura risultavano bianchi, tutti i resti neri, e dava questi fornati. Poi passai al pirografo, alla scoperta del pirografo, quel piccolo aggeggio per scalfire il legno, che mi divertì moltissimo usarlo perché mi permetteva di scrivere e ricavare i segni che erano quelli che desideravo io, sempre di pirografia, di bruciatura. Poi Michel Vert, omaggio a Corot, il maestro del cliché vert, che faceva sul vetro affumicato e faceva dei segni sul vetro affumicato.
Rorino fece la pellicola fotografica scalfendo questa parte di pellicola fino a ricavarle quello che erano le cose che mi interessavano. Che mi arricchivano dal punto di vista della mia ricerca, diciamo dell'informale, della sperimentazione che è nata poi anche da quello. Quando frequentavo il mondo dell'informale, una delle prime fotografie di lettura di Bologna fu fare una fotografia dal dottor Asinelli ripresa ruotando la macchina di 90 gradi 4 volte. Ed è un tentativo di leggere la città, la mia città, infatti si chiama la mia città Bologna, con un'unica immagine, quindi una rappresentazione dove nel tutto fosse rappresentato quello che a me pareva di ravvedere e di sentire, questa confusione di linguaggi, di personalità, di situazioni che portavano alla mia lettura della città in quel momento. Sempre a Bologna è stato il periodo dell'immagine dei muri. L'immagine dei muri è un discorso a sé. Primo momento ho letto il muro come testimonianza del passaggio dell'uomo. Riportandoci in quel periodo, dobbiamo pensare che i mezzi di comunicazione allora erano modestissimi. E non esisteva televisione, i giornali erano scarsi, la radio si ascoltava, ma non erano moltissimi e non vedevi con la radio. Quindi il muro rappresentava tutto quello che era il bisogno dell'uomo di rappresentare sulle pareti che circondavano il proprio abitato delle situazioni, invocazioni, evocazioni o di carattere religioso, di carattere culturale, ma però che era il muro. Era la pelle della città, in questo caso per me, perché vedevo su questa pelle vedevo passare tutto il passaggio dell'uomo. Poi leggevo il passaggio del tempo. Il passaggio del tempo è attraverso le luci ardente, la disgregazione dei materiali, la materia che era rovinata, sciupata, il gioco di ombre, legato poi sempre a quell'interpretazione, a quel discorso di avvicinamento a quello che era la mia frequentazione artistica di quel periodo, che era gli artisti che lavoravano sull'informale. Quindi io leggevo nei muri quel tanto di informale che mi riportava a questa poetica di quel periodo. Contemporaneamente, ma in fase diversa, c'è stata anche la scelta del manifesto strappato. Sempre alla fine degli anni 40, primi 50, il manifesto che, sciupato dal tempo, dalle piogge, dal vento, che veniva strappato in parte a pezzetti da chi passava per condivisione, negazione, o per, che so io, per proprio l'operazione in sé popolare di strappare il foglietto di carta, e però creavano delle forme talmente emozionanti per me che ne ho documentate parecchie migliaia. Sleep, go to sleep,
Just lay down your weary head. Dream, sweetly dream. Dream about tomorrow instead. Io sono sempre stato innamorato del Rerum Natura di Lucrezio, l'ho letto decine di volte, e sono stato preso da queste sue descrizioni della bellezza della natura, dell'intervento diretto dell'amore per la natura, e non solo Lucrezio, successivamente anche Leonardo. Per cui, siccome Lucrezio, Leonardo e Duchamp sono i miei miti ispiratori in tutto il mio percorso fotografico, e quello della natura è legato prevalentemente a Lucrezio e al suo De Rerum Natura. So just close your eyes, listen to a sweet lullaby. La mia ricerca sulla natura è una ricerca decennale, quasi centenaria, legata a motivi più vari. Una è quella della ricerca della estetica della morte, cioè verificare, ingrandendo, certe porzioni di materia che morendo si trasformano e diventano delle cose splendide. Feci addirittura una serie di fotografie della stessa foglia a distanza di tempo in una plancia che man mano marciva dentro, modificava e il cromatismo e la forma, diventando un fatto informale, quindi una trasformazione bellissima. Poi la ricerca dell'erbarium tradizionale medievale, interpretato lavorandolo solo in negativo, quindi lavorando sulle trasparenze, sulle forme, forme, trasparenze e cromatismi invertiti. Sono avvicinato alla Polaroid, grosso modo negli anni 70, c'era l'attrazione per questo fatto nuovo del tempo reale, fotografia in tempo reale. Però cominciai a usare la Polaroid e vedere che cosa succedeva manipolandola. Cominciai col fare un piccolo segno e vidi che questo piccolo segno, questa pressione fatta sulla superficie della Polaroid, un piccolo segno con una matita, con un avviro, qualunque cosa, una forchetta, dava luogo a una trasformazione del segno di pressione in un'immagine nera. Poi, continuando a sperimentare, ripassando il segno nero, dal secondo ripasso lo trasformavo in un segno bianco. Poi mi accorsi ancora che alleggerendo la pressione, facendo delle mini pressioni di passaggio molto più blande, si modificava il cromatismo della Polaroid. Quindi fu una cosa che mi riempì di entusiasmo, di voglia di provare, di sperimentare, e cominciai a fare quelle che poi chiamai Polapressure. Fisicamente tagliando i contorni della Polaroid, tagliando i contorni e spellicolando l'immagine. Mi restava la parte che era servita per definire la fotografia, negativo diciamo della Polaroid, in una pasta bianca, biancastra, con alcune definizioni appena intelligibili dell'immagine da un lato, e dall'altra parte l'immagine sulla quale avevo tracciato questi segni, che erano tradotti in spazi vuoti. Appoggiando questi spazi vuoti, cioè questa parte superiore dell'immagine,
su una, così, su una superficie metallica di oro, traducevo quelli che erano segni neri in una idealizzazione di trasparenza eterea. Che scansionata e poi esasperando i toni cromatici, solo esclusivamente con l'esasperazione dei toni cromatici, mi trasformava l'immagine, mi trasformava, per quello ho chiamato trasfigurazioni, in un qualcosa di completamente diverso, con un cromatismo diverso, non era nemmeno paragonabile all'immagine iniziale. Chiamato dalla Polaroid International, che per la prima volta portava in Italia la sua macchina 50x60 e dedicava la macchina a una decina di autori nei campi diversificati dall'arte alla fotografia alla pubblicità, e mettendo a disposizione per un giorno intero macchina e tecnico. Io mi presentai con una serie di progetti, fra i quali c'era quello di provare i polarigrammi in Polaroid in grande formato. Quindi ripresi le lenti, le lentine degli occhiali d'aviatore, e in mezzo alle quali misi del cellophane, come si vede dalle fotografie, e feci polarigrammi con tre lenti e il cellophane in formato gigante, e poi solo con una lentina, così, con questo mappamondo in mezzo allo spazio, in mezzo dello spazio, pieno di cromatismi. Poi, continuando l'esperimento, non più sul polarigramma, ma sulle forme, feci questo esperimento di fotografare degli oggetti di plexiglass, delle forme geometriche di plexiglass, cilindri, cubi e sfere, però utilizzando la camera anche come supporto di altre forme trasparenti di plexiglass, in modo da avere un'immagine negativa, e ne ottenni questa immagine che io chiamai inside outside, del dentro e fuori, dell'immagine che rappresentava ciò che era posto davanti alla macchina e il negativo invertito, ciò che era stato messo dentro alla macchina. E questo è, direi, un po' un esempio un po' anomalo nel mondo della fotografia, perlomeno nella mia ricerca, perché è al di fuori da tutto, ma rende la magia della fotografia non solo nella ripresa, ma anche di cosa c'è dentro la macchina. Mi sarebbe piaciuto entrare anche col mio corpo dentro la macchina per vedere questa grande camera oscura, tipo il foro stenopeico, quella sperimentazione fatta col foro stenopeico che dà un tipo diverso di immagine anche proiettato sul proprio corpo. La fotografia è la selezione consapevole della casualità, intesa nel senso che, faccio un esempio, io sono andato a fotografare Londra facendo un giro in quei pullman a due piani che girano per la città, per i turisti, no? Mi sono messo nel posto di turisti giapponesi che vengono a vedere Londra, due giorni fanno il giro e vengono portati davanti ai vari monumenti più rappresentativi, più importanti di Londra,
li sentono, scattano una fotografia, risalgono sul pullman, fanno un altro giro, sentono, scattano, addirittura ci sono dei punti segnati anche a terra di dove andare per avere l'inquadratura perfetta, che è una cosa sublime, proprio sublime. E ho voluto fare lo stesso giro e scattavo la fotografia, però mi ero costruito un aggeggio che io portavo in testa, attaccato alla macchina fotografica che guardava e scattavo quello che vedeva il turista, e avevo applicato un'altra macchina che mi fotografava dietro quello che c'era, che rappresentava il caso non programmato, cioè quello che c'era dietro, quello che in quel punto di vista non veniva mai fotografato perché era dietro il grande monumento. E ho avuto delle bellissime sorprese di situazioni molto più interessanti quando le sviluppavo dalla parte posteriore che non quelle della parte anteriore che era scontata. Quando la regione Emilia Romagna mi aveva dato l'incarico di fare una lettura della Via Emilia, e io l'avevo fatta con questo sistema, fotografando tutti gli incroci della Via Emilia, nel senso del viaggio, dell'attraversamento della Via Emilia e dell'incrocio in questo senso, e contemporaneamente scattavo una foto inconsapevole, casuale, alle mie spalle. Questo per me era la rappresentazione di questo viaggio, di ciò che fotografi, ciò cui vai incontro e non sai però che cosa abbandoni. Io ho sempre cercato, fico pittorico, artistico, letterario, quello che erano, ma proprio anche all'interno della mia ricerca per tutta la vita, di tentare di in continuazione rimettermi in gioco quello che era stata l'esperienza fatta, che mi aveva anche gratificato, mi era piaciuto eccetera, ma andare ancora più dentro e tentare ancora più di rompergli questi schemi per andare all'essenza, nel tentativo anche con poche fotografie. Questo è stato il periodo degli anni 70-80, così, del periodo cosiddetto concettuale, no? E tentare di esprimere dei concetti. Questo lavoro di antimemoria, perché lo chiamai antimemoria? Perché è un lavoro che va al di là della memoria fotografica, in quanto lavora su quello che è il nuovo concetto di lettura di un'immagine fotografica derivata da una situazione di degrado, delle lastre che sono state abbandonate, di tipologie le più disparate, che vanno dalla rappresentazione del reale alla riproduzione di cose oggettive o addirittura alla pianta geografica. Le ho riprese, le ho ristampate e le ho riproposte come nuovo realismo legato a questa interpretazione del non realismo. La forma è la pennellata di accredito dei contenuti. A parità di forma, io preferisco il contenuto, cioè io privilegio il pensiero, però se al pensiero ben espresso si aggiunge anche una buona forma, è ancora meglio, allora arriva l'ottimo. Questo lavoro è un tentativo ironico di rappresentare un certo tipo di guerra, la battaglia nel campo dell'amore, quindi la battaglia di soldatini di piombo
che si svolge su un corpo di una donna alla, così, al tentativo di conquista di questi capisaldi del mondo femminile, insomma, le montagne, i buchi nel terreno, i boschi, le situazioni drammatiche di tutte le battaglie. Questo lavoro del 77, che è uno dei primi lavori sulla natura, è una situazione di malessere che io provai la prima volta che, entrando in un supermercato, vidi delle vaschette che contenevano della verdure, pomodori e altre verdure, e cellofanate, chiuse. Ecco, mi sembrò quasi fosse un delitto contro la natura il chiuderla, incarcerare la natura dentro, perdere il piacere del toccare, del sentire il profumo delle cose che volevi comprare. E allora questa mia ribellione di questa situazione fece sì che io scattai in vari supermercati una serie di foto di queste verdure incarcerate, questa sofferenza della lettura incarcerata, divisa per gruppi etnici, quelle verdi, quelle rosse e via discorrendo. La fotografia è un lavoro di scoperta, scopri quello che era stato nascosto e poi vai all'interno di quello per tentare di scoprirne il linguaggio. Da chi era, cosa proveniva, cosa significava, cosa si può dire con quello, per cui è proprio un lavoro di archeologia culturale, quello dell'archeologia fotografica, insomma, archeologia di impostazione mentale. Procedendo sul mio innamoramento per la natura, che è un innamoramento antico e che è tuttora in corso, una trentina d'anni di distanza dalla natura morta, dal lavoro sulla natura morta in cellofanata, mi sono trovato al Museo Louisiana di Copenaghen e nel bar del museo c'era una serie di vasi, queste misure circa, che contenevano delle verdure sotto non so quali essenze, spirito, alcol o aceto, e che mi attirarono in modo particolare, erano bellissimi, mi innamorai di queste nature e fotografai queste nature, che erano nature morte ma più vive delle nature vive, e che rappresentavano il passaggio dalla natura alla morte attraverso un periodo di semilibertà, attraverso un periodo di trasformazione che poi avveniva anche dal punto di vista cromatico in funzione del degrado che nel frattempo la materia riceveva. Come titolo diedi appunto quello di tempo rallentato, perché questa materia, questa natura conservata sotto aceto, prevalentemente con una sostanza acida, faceva sì che il tempo di degrado venisse rallentato, quindi la morte veniva rallentata. Che questo concetto della vita e della morte io l'ho sempre avuto un po' in tutte le fotografie, in molte fotografie. Le innovazioni tecnologiche. Io ritengo che se non per un fatto romantico non ci si possa opporre a un innovamento tecnologico, così come sarà la fotografia fra 10, 5 anni, 3 anni, 4 anni, cosa sarà? Il cellulare è un innovamento tecnologico rispetto alle altre cose, domani ci sarà la fotografia mentale. Io sono convinto che se arrivi alla fotografia mentale, che ci può, è una mia convinzione, passerò per pazzo, ma ci sono già degli esempi di studi in America, l'Università di Atlanta lo stanno già studiando,
perché il cervello riesce già a distinguere, con dei sensori applicati a un computer, il bianco dal nero. Se distingue il bianco dal nero, è già fotografia. Leonardo, quando doveva dipingere i drappi dei tessuti, prendeva il drappo al buio, lo illuminava con una candela che lui spostava continuamente e dipingeva secondo le luci, le ombre che determinava questo spostamento della candela, per ottenere dei giochi di ombre e di linee che gli fossero congeniali, gli andassero bene in quel momento. Quindi non da inventarle, ma seguendo quello che era il discorso che poteva dare con uno o con due candele. Allora è una cosa che mi aveva molto impressionato, l'avevo provato, l'avevo visto che funzionava, e allora volli fare la lettura del compianto, una serie di sculture a tutto tondo, però alla candela ho aggiunto degli specchi per poter studiare contemporaneamente le parti che non vengono mai viste e non vengono mai illuminate, che sono i retro. Ed è stato un lavoro molto emozionante che mi ha preso moltissimo, stavo lì delle ore a modificare, a spostarmi con questa candela per farla coincidere con il mio scatto mentale, con quello che mi dava il brivido. Quando io sentivo il brivido, scattavo.